Artis è il miglior alleato per ogni tipo di tubazioni e apparecchiature idrauliche per impianti civili ed industriali. Visita il sito www.mistertube.it oppure segui la pagina Facebook Artis SRL. Mercoledì 19 aprile alle ore 16 si è tenuto al Palazzo di Città di Cava dei Tirreni un incontro istituzionale tra il sindaco Vincenzo Servalli e il sindaco Costantinos Vorchasidis, primo cittadino di Veria, cittadina greca che comprende la comunità di Vergina, ossia l'antica Eges, capitale della Macedonia, nota per lo straordinario ritrovamento avvenuto nel 1977 della tomba del sovrano Filippo II il Macedone, padre di Alessandro Magno. L'incontro tra i due sindaci e rispettive delegazioni segue ad un gemellaggio già avvenuto tra la Società Filellenica Italiana, presieduta da Marco Galdi, e l'Associazione Culturale di Vergina Eges, presieduta da Evdoxia Manolo Pulù. Le due associazioni hanno già in essere una proficua collaborazione che ha portato anche a diversi scambi di visite. L'incontro presso il Palazzo di Città Metelliano è servito invece a porre le basi per un gemellaggio istituzionale tra i due comuni di Cava dei Tirreni e Veria, e si è tenuto in occasione di una data fortemente simbolica per la nazione greca. Il 19 aprile è infatti per le autorità elleniche il giorno dedicato al filellenismo militante, in cui si ricorda la morte di Lord Byron avvenuta nel 1824 a Messolonghi in Grecia. Proprio per questo, dopo l'incontro ufficiale tra i due sindaci, sono stati ricordati davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre in piazza Abro i filelleni italiani caduti per la libertà della Grecia ed i soldati greci e ciprioti che, alla fine del secondo conflitto mondiale, si sacrificarono in Italia per liberarla dal nazifascismo. Nell'occasione si sono esibiti con diversi canti il coro dell'associazione Vergina Eges e la corale polifonica meteliana, aprendo con gli inni nazionali greco ed italiano. Oltre ai due primi cittadini con rispettive delegazioni, sono intervenuti Paul Cripianou, console di Cipro a Napoli, Nicola Pisapia, presidente del Comitato per la promozione dei gemellaggi di Cava dei Tirreni, ed ovviamente Marco Galdi, presidente della Società Filellenica Italiana, che è anche il soggetto promotore del gemellaggio tra le due città, per il quale seguiranno gli adempimenti necessari che competono al Consiglio Comunale. For us, there are two meanings. First of all, la giornata del filellenismo militante ha per il sindaco di Veria due significati particolari. Il primo è, diciamo, un ricordo di quello che sono state, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale, anche l'aiuto che ha dato l'Italia e quindi i soldati italiani per, diciamo, come dire, per la libertà, che hanno fatto tanto per la libertà del popolo ellenico, e quindi questo non lo dimenticano. E il secondo significato è anche il fatto che praticamente molti soldati durante la Seconda Guerra Mondiale hanno combattuto sempre, insomma, in questa guerra, anche i soldati ellenici e ciprioti, perché all'epoca c'era l'alleanza per combattere il nazifascismo. Quindi in conclusione lui dice, diciamo, un ricordo di questi eventi che poi dopo alla fine ci hanno unito tantissimo, e il gemellaggio va proprio in questa direzione, nel senso, diciamo, di dare un senso appunto al gemellaggio, che insomma è pace fra popoli e un incontro di culture, quella italiana e quella ellenica. The first impressions were very good, very good. Allora, il sindaco mi dice che è stata una bella e ottima impressione sulla città di Cava. Innanzitutto la prima cosa che lui ha visto, che più o meno la dimensione di Cava è uguale a quella di Veria, anche come numero di abitanti e come estensione. Poi la seconda cosa, lui, insomma, siccome è arrivato da poco, vuole approfondire molto sulla nostra storia, sulla nostra cultura, vedere, diciamo, posti storici e così via. Infatti si aspetta, diciamo, una storia e una cultura simile a quella della sua città di Veria praticamente. Lui dice giustamente, siccome Veria ha una storia molto importante, molto grande alle spalle, 2500 anni di storia e di cultura, insomma, e questo, dice, ci avvicina molto alle nostre culture, perché anche noi abbiamo una storia molto importante fondata sugli antichi latini, insomma, loro sugli antichi greci, quindi dice, queste sono anche le radici del gemellaggio. Oggi il sindaco di Veria con una delegazione in visita al comune di Cava dei Tirreni è in fase preparatoria il gemellaggio con questa importante città con un passato molto illustre. Sì, è un appuntamento molto importante. Noi abbiamo diversi rapporti con città gemellate, quella con una città greca
a cui ci accomunano tante cose, ci manca. Ci stiamo lavorando, c'è questo primo passaggio importante oggi, la visita del sindaco qui, e siamo stati onorati di poterlo ricevere a Palazzo di Città. Ringrazio anche il Comitato Gemellaggi per aver organizzato tutti gli aspetti di questa visita. E credo che dopo l'estate sarò presente io là nella città greca di Veria per avviare il percorso per un vero e proprio gemellaggio. Ci sono tutte le condizioni, sono molto contento per questo. Basti pensare, lo dico solo come uno dei tantissimi elementi di legami che ci sono, Cava dei Tirreni e alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha ospitato il governo greco in esilio, e già questo ovviamente per motivazioni storiche importantissime ci porta su una strada che è culturale, che è di scambi, che è anche di rapporti economici importanti che si possono instaurare nell'ambito di questa attività che è funzionale soprattutto alle giovani generazioni, di rendere Cava anche una città che ha dei suoi rapporti nazionali e internazionali importanti.